dobbiamo vivere un momento di commozione vera e propria nell'ascoltare, ad esempio, la prima lettura. È il momento degli Atti degli Apostoli in cui Paolo saluta per l'ultima volta la comunità, la Chiesa, si dice, di Efeso. Gli era stato molto cara, che è molto cara anche a noi. E qui, mentre dopo aver predicato, dedicato la sua vita, gli anni, i sei mesi, le giornate, ha delle espressioni proprio struggenti, un addio molto molto sentito. Vegliate su di voi e su tutto il greggio, in mezzo al quale io nello Spirito Santo vi ha costituiti. E poi un pensiero, una preoccupazione, andandosene: io so che dopo la mia partenza verranno tra voi lupi rapaci che non risparmieranno i greggi, e perfino in mezzo a voi ci saranno persone perverse, cercheranno di attirare i discepoli da loro, abbandonandoli dalla Chiesa. Ma in questo scorso Gesù qui, Gesù ha inciso molto su San Paolo, e anche San Paolo, come Gesù mentre alla fine della cena se ne andava, resta come in compagnia solo di Dio. Ora mi affido a Dio. Io me ne vado, mi affido a Dio, alla parola della sua grazia, che è potente. È importante che riusciamo a capire che sono parole che vengono da lontano, ma che nella forza dello Spirito Santo che si può fare questa Eucaristia, sono parole rivolte a noi. Io non ho desiderato né argento, né oro, né vestito, niente. Io pianse, scoppiò a piangere. E tutti si misero in ginocchio attorno a lui e tutti piangevano. Io ho rovinato il testo, che si commenta, ma il testo è freschissimo. Ed è una commozione che indubbiamente, come dire, va, come dire, coltivata. Noi non possiamo fare teatro nelle nostre cose, ma interiormente dobbiamo capire, o possiamo capire, che anche noi siamo fatti così, in fin dei conti. C'è una commozione dentro di noi da coltivare. Lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più visto il suo volto, e lo accompagnarono alla nave. Volevo sottolinearlo appena, nel Vangelo c'è qualcosa di simile. Ormai l'ultima cena era finita. Gesù però, secondo il Vangelo di Giovanni, continua a parlare, parla, parla, intrattenibile proprio, no? E parla in modo anche così accorato che viene solo ascoltato, non viene interrotto. E quel Giovanni che scrive questo Vangelo era più vicino a lui, e mise il capo nel suo cuore quando si discuteva di chi è che sta per tradire. Pietro disse: ma chiediglielo tu, perché io non me la sento. Ed è da quel battito del cuore di Cristo che Giovanni registra al massimo, anche più degli altri evangelisti, i discorsi. Quella, non riuscire ad andare, però adesso devo andare. Più volte ci si imbatte anche in questo momento. Gesù, in un certo momento, in quella scena, non ne può più, ma la scena si è protratta. Basta, andiamo fuori, andiamo via di qua. Se non che poi giri e va avanti. E in questi momenti in cui va avanti, ecco uno dei brani ancora che possiamo gustare stasera, consentendo allo Spirito Santo di accendere tra di noi, ecco, in noi, in ciascuno di noi, e in noi anche nella Chiesa come comunità, che sentimenti. Gesù ormai resta sempre più solo. Lì ancora a tavola, ma esiste solo il Padre a questo punto, Padre Santo, che sarà la parola più ripetuta da quel momento fino a sopra la croce. Padre, se è possibile, passi da me, però non secondo quello che voglio io, ma secondo quello che vuoi tu. Questa ormai resta solo con il Padre. E anche questa è una sottolineatura. Ci sono dei momenti in cui non si tratta di trascurare gli altri, le nostre preoccupazioni, le nostre imprese quotidiane, ma cercare anche di lasciarci attrarre solo da Dio il Padre,
custodiscili nel tuo nome. La preghiera di Gesù comincia a essere solo questa. Aveva parlato, aveva insegnato il Padre nostro, e adesso le ultime parole sono queste. E gli raccomando, custodisci nel tuo nome, li avevi dati a me, li ho conservati, nessuno di loro è andato perduto, poi si ricorda, eccetto uno, quasi sommesso. Per l'altro verso, a quell'uno che se ne va, Giuda, aveva dato niente meno che la prima comunione, prima degli altri. Parlo così perché quando Giovanni chiede, ma chi è che ti tradisce? Quello a cui adesso do questo boccone di pane. È il primo che non si sa se Giuda l'abbia accolto o meno, ma Gesù resta là, io vengo a te ora, Padre. Io vengo a te e li lascio nel mondo, perché anch'io sono nel mondo e anche loro sono nel mondo, ma non siamo del mondo, siamo con te. Ed è un impegno che dobbiamo imparare sempre ogni giorno, a vivere i piedi per terra in mezzo alle nostre tribolazioni e con il cuore l'attenzione alta, in modo che non sia un evadere o che bello stare con Gesù, ma che sia davvero un affrontare ciò che dopo anche i discepoli ebbero ad affrontare e che Gesù stava per affrontare. Non prego che tu li tolga dal mondo. Noi dobbiamo dire, non è, Signore, che vogliamo essere senza difficoltà. Mi ci hai insegnato tu che dobbiamo stare nel mondo, dobbiamo percorrere la nostra strada. Però, Signore, ecco questo verbo che si è ripetuto stasera. Signore, custodisci la nostra vita. Custodisci tu la nostra vita. Ecco, tu, Padre, li custodiscili. Non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali in questa verità, che sei tu che li sostiene. La tua parola è verità. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati in questa verità. Il coraggio del vivere dentro le realtà senza, come dire, cedere per nulla e senza perdere di vista Dio e il Padre, che vuol dire senza perdere di vista la fraternità. L'amare che ti do un comandamento, disse Gesù in questo contesto, un comandamento solo. Nella cena disse questo, amatevi gli uni gli altri. In altri momenti disse, qual è il primo comandamento? Ama Dio su ogni cosa e il prossimo come te stesso. In questo momento riassume ancora di più da incredibile, ma è che lui vede il Padre, l'amore è quello del Padre, la volontà è quella del Padre, e abbassando poi gli occhi, amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi, cioè con tutta la vostra vita.